La cosa che a me non piace è che dobbiamo sempre aggiornare i driver. Perché farlo se possiamo sostituirli con driver migliori che possono aumentare le prestazioni, la velocità, possono aggiustare qualsiasi programma. Quindi oggi vi spiego come risolvere il DirectX error, quel dannato errore che rompe sempre su Orso. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo la intro. Ok ragazzi, che cosa dobbiamo fare oggi? Allora, andiamo su Blizzard, quindi battle.net, non fate caso all'aggiornamento qui in alto a sinistra. E andiamo un attimo su impostazioni. Ora, non dire che adesso lo analizzo e poi lo riparo e poi te ne vai. No, questo è il primo step che dobbiamo fare. Quindi andiamo su analizza e ripara. Sì, avvia analisi. Vediamo un po' quanto ci mette. Perché una volta risolto questo dannato errore, andrete, non so, andrete a giocare senza nessun problema. Quindi aspettiamo che completi così questa analisi. Ragazzi, sembra che ci stia mettendo parecchio, quindi che fate? Una volta arrivato al 100% e adesso chiudo, cioè rimuovo del tutto questa riparazione, che cosa dobbiamo fare? Andare sulla cartella documenti, andare su Call of Duty Modern Warfare Player e cancellare questa cartella, quindi del, perfetto, chiudete tutto, poi andate a fare di nuovo analizza e ripara e ritornerà di nuovo questa cartella con dei nuovi file. Una volta fatto, chiudete tutto di nuovo. Andiamo su Blizzard, andiamo su opzioni e mostra in esplora risorse. Quindi che significa? Andiamo sulla sua cartella Call of Duty Modern Warfare e cancelliamo tutti questi DLL perché per me sono file vecchi, quindi devono essere, che ne so, sostituiti. Quindi per sostituire questi file andremo a fare di nuovo un'altra analizza e ripara, ok? Quindi andiamo a cancellare tutti questi dannati file, tutti, del, esatto, chiudi tutto. Se adesso vado a mettere gioca, aspettate, ecco, visto, il gioco non parte perché quei file DLL non esistono più. Però se adesso andiamo a fare di nuovo analizza e ripara, avvia una analisi, che cosa farà? Sostituirà tutti quei file vecchi che abbiamo cancellato e niente, il gioco partirà. Però dovremmo aspettare. Poi, una volta arrivato al 100%, inizia una breve inizializzazione, quindi lo so, lo so. Quindi dovrete aspettare. Quindi questa analisi lo farà con tutti i tre passaggi. Ecco, una volta fatto, è, come dire, giocabile adesso. Ecco, adesso sta rimuovendo tutti i file, quei file immondizia che non ci serviranno. E adesso andremo a mettere gioca e let's go. Sta aprendo. Perfetto, ce l'abbiamo. Abbiamo. Sì, si sta avviando Warzone. Servizi online. Accettiamo. Continua. Continua.
Ok. No, indietro. Accetto. Quello di prima era l'account, quindi ho fatto il login. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Il gioco è andato, quindi nessun problema, nessun errore da Hectics. E si sta connettendo al servizio online, scusate per la mia connessione un po' scadente. E quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao a tutti.